Daniela Missaglia, l'avvocata divorzista a cui Chiara Ferragni si è rivolta per gestire il suo divorzio da Fedez, è al centro dell'attenzione. Attualmente Missaglia sta gestendo tutte le carte del caso e è stata citata, o forse dovremmo dire dissata, dal rapper nel suo ultimo brano Allucinazione collettiva. In un'intervista al Corriere della Sera, l'avvocata ha rilasciato dichiarazioni forti anche riguardo all'ex marito della nota influencer. Il verso incriminato a cui Missaglia si riferisce recita: «Da al tuo avvocato che mi ha contestato un tentato suicidio, che chiedo scusa, che chiedo venia per procurato fastidio». Un riferimento diretto a Missaglia, la professionista scelta da Chiara. La reazione al dissing è stata composta e lucida. Riportare fatti che dovrebbero rimanere riservati è molto triste e scorretto. Missaglia ha anche affrontato la questione dei figli di Fedez e Chiara Ferragni, esposti sui social durante la relazione e improvvisamente allontanati dopo la separazione. L'avvocata ha sottolineato l'importanza di proteggere i minori dal mondo virtuale, considerandolo potenzialmente nocivo. La carriera di Missaglia non è nuova al mondo dei VIP, avendo seguito casi come quello tra Nina Morik e Fabrizio Corona e tra Gigi Buffon e Alena Seredova. Sulla separazione tra Buffon e Seredova, Missaglia ha speso parole positive e consigliato di non firmare accordi che possano diventare un cappio al collo. Oggi Daniela Missaglia è al centro di una delle vicende più chiacchierate dello showbiz, tanto da diventare parte del dissing di Fedez. Resta da...